Parte da Arezzo, progetto John, un progetto di prevenzione della durata di 3 anni, coinvolti tutti i ragazzi delle scuole aretine. Assolutamente sì, iniziano alcune scuole, ma l'obiettivo è coinvolgere tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo e non soltanto di Arezzo città, che parte per prima naturalmente, e vogliamo che riscoprano le loro radici, siano orgogliosi delle proprie scelte e convinti che una vita sana sia vantaggiosa in primis per loro ma poi per tutta la città. Vogliamo che contagino le proprie famiglie e tutta la società, partendo però dai ragazzi, e il messaggio è che i ragazzi parlino ai ragazzi. Piccole regole però fondamentali per la prevenzione. Sì, è fondamentale evitare determinate cattive abitudini, soprattutto alimentari, ma anche l'uso di alcol, fumo, oppure fare una vita sedentaria. Tutto questo determina sicuramente un aumento di queste patologie. Saranno i ragazzi, studenti, protagonisti di questo progetto che metteranno a disposizione le loro capacità ma anche il loro linguaggio? Beh certo, perché per parlare ai giovani ci vogliono i giovani, altrimenti può diventare un linguaggio non comprensibile, e quindi il lavoro del nostro liceo artistico, l'indirizzo multimediale, è stato proprio quello di realizzare sì di prodotti di alta qualità, ma soprattutto dei prodotti che buchino lo schermo, che arrivino al cuore dei ragazzi, perché proprio scritti dai ragazzi. I ragazzi stanno lavorando alle varie problematiche della prevenzione, fumo, alcol, corretti stili di vita, cioè attraverso degli spot, attraverso dei questionari, ma ideati da loro, senza attraverso un percorso scolastico che viene fatto nelle scuole, però nessuno di noi, né dei medici, cioè, è andato a dirgli cosa devono fare. Che le altre volte si rifiutava.